Ciccio, ti prego, placati un secondo. Ok, aspetta, forse si è placato, forse si è placato. No, lo prendo come un no. Decisamente non si è placato. Ah, un'altra tranquilla giornata anche oggi qua su Scrap Mechanic. Tutto va bene, ci sono anche gli slime di Minecraft. Che no, signore, ne abbiamo già parlato ieri sera. Questo non è Minecraft, si dia una placata. Dove va? Dove boia sta andando? Almeno mi ha evitato la scritta, magra consolazione. Porca di quella porca, mai un episodio di Scrap Mechanic tranquillo. Signore, signore, scusi, primo, capossimo magari su Slime Rancher ancora capirei. Ma non è Minecraft, si placchi, porca di quella porca. Di sti cavolo di cosi posseduti dal demonio. Non è un originale di Minecraft, aspetti un secondo. Si placchi, si placchi, la riporto io in direzioni più corrette. Ok, a quanto pare qualcuno si è inventato il cavolo di slime di Minecraft che... Porca di quella porca... Ok, ora vado in quella direzione e la smetto di rompere la ciolla. È stato un piacere conoscerla e tanti saluti. Ok, se va di là dovrebbe esserci un fiume, ci finisce dentro e muore malo malo. Ah sì, porca di quella porca, mi sono dimenticato. Salve a tutti, sono Dragon Gamer e benvenuti su Scrap Mechanic, migliori creazioni. E il signore intanto va avanti. Allora, anche oggi abbiamo un bel po' di creazioni. Anzi, devo darmi una mossa perché per la fine dell'episodio hanno messo un po' di pioggia in arrivo. C'ho una barchetta in cui rifugiarmi nel caso le piogge siano un po' abbondanti. Quindi, me ne decidiamo da fare. Buono, allora, lasciamo il signore al suo destino. Vi faccio vedere la nuova casa che mi sono accaparrato. Praticamente ho suonato al signore quando ha detto chi è. Ho fatto di essere un corriere di Bartolini. Papam, un colpo sulle gengive. E il signore non è più stato un problema. E non devo neanche pagare l'affitto, che bello. Allora, una casetta bella bella faiga con tanto di garagione, va, che spettacolo di garage iper super gigantesco. Ci potremmo parcheggiare due slime. Ok, vedo che non torna indietro. Ah beh, lui procede tranquillo e felice, fotte sega, Di sopra ci sono le camere, dopo ve le faccio vedere. Ma è arredata anche abbastanza bene, col classico bagno qua sotto che sto irradiando con le mie scorie radioattive ogni giorno. E tutte le porte peraltro si chiudono da sole, che cosa molto pratica e giusta. C'è un sistema di aereazione perché, come potete capire, qua dentro accadono cose molto molto brutte. Da questa parte abbiamo la zona soggiorno. È un piccolo spettacolo. Il televisore è un po' monotono, trasmette sempre questi canali di fail, gente che si piglia cose addosso e poi muore malo malo. Ma vabbè, è la televisione così al giorno d'oggi. Qui addirittura abbiamo i big finestroni che posso anche aprire per dare un po' d'aria. Ah! No, davvero, questo tizio vive in una zona fantastica. Ho fatto molto bene a rubargli la casa. Il bello è che tutte le finestre qua si aprono, potete letteralmente arieggiare tranquillamente. Occhio, non prendervi una finestra sulle gengive. Anche qui avete un angolo soggiorno di tutto rispetto. Qua si può fare le big mangiate quando avete la gente a casa. O anche se arrivano i parenti del tizio che avete trucidato e fate finta di essere lui. A volte può funzionare, a volte. Anche qua c'è una cucinina, niente male. Mi piace soprattutto l'angolo open space direttamente col salotto. Le adoro veramente nella vita vera. Anche qua finestre che potete aprire. Qua si può cucinare, ottimo forno. Vediamo che boia c'è nel frigo. Beh, che, è una cosa strana. Questo devi tenere premuto per poter vedere cosa c'è dentro. C'è una pianta in frigo. Cioè, perché abbiamo una pianta in frigo è un mistero. Beh, se io mollo, come potete vedere, lui torna indietro. Di qua abbiamo ancora altre piante. Ok, sto tizio, ma ho capito essere vegetariani, cioè sono vegetariano anch'io. Ma non tengo i cactus e le piante in frigo. Ma vabbè, diamo un'occhiata di sopra, dai. Il bello è che letteralmente tutte le finestre si aprono. Anche quella specie di lucernaio lì. Qua era davvero io prima tutto tranquillo e felice. Una fantastica zona relax con vista su scritta Scrap Mechanic. Lo slime è sparito? No, credo sia si sia impantanato malo malo laggiù. Vabbè, fotte sega, finché non torno indietro va tutto bene. Questo è il mio allevamento di Maria, erbette medicinali per i miei mal di testa. Qui abbiamo la nuova zona di registrazione. Va, che spettacolo, c'è uno schermone di tutto rispetto. E qui abbiamo il resto delle zone. Qui c'è una cameretta, guarda che spettacolo. Dato che non ci sono più le mezze stagioni, io me ne sono fatto aggiungere una. E questo è un armadio a 5 stagioni, come potete notare. Qua ci sta letteralmente dentro di tutto. Anche il cadavere del tizio, che mi pare sia in quello o in quello. Vabbè, dall'odore si dovrebbe capire molto in fretta. E di qua non può mancare un altro bagno di... Guarda che fantastico, è gigantesco anche questo. Va che vasca spettacolare. E il bello è che è una vasca che dà direttamente su una finestra enorme, così che tutti possono vedervi mentre siete col batacchio di fuori. Che cosa buona e giusta. E eventualmente c'è la doccia, di quelle docce aperte che puoi letteralmente entrare e non si chiude. Va che fantastica. No, davvero, stavolta mi sono rubato una casa di tutto rispetto. Oh, che bello essere cleptomani e anche un po' bastardi nell'animo, Ma vabbè, vediamo di passare alle creazioni. Anche oggi ne ho trovato un bel po', Si è capottato sotto sopra. Signore, proprio non la vedo bene, dai. Non si preoccupi, nulla che un martello non può alleviare.
Ok, problema risolto, ora possiamo tornare indietro. Oh, ma basta. Ma cos'è la giornata delle invasioni minecraftiane su Scrap Mechanic? Anche il Ghast? Ho capito, meglio abbondare, però perché per porca. Però l'hanno fatto bene, eh. Non c'è che dire. Non mi dica che si guida anche questo. Oh, si guida anche questo, che cosa buona e giusta. Ok, chiudiamo il portellone posteriore, scusate, eh. Lo vado a parcheggiare da un'altra parte, perché qualche signor amante di Minecraft, a quanto pare, me l'ha voluto lasciare qui. Beh, come si guidano i Ghast? Non sono molto pratico di Minecraft. Ok, io ci provo, buono. No, male. Aiuto, aiuto, un aiutino veloce. Ok, ok, ho raddrizzato il signor Ghast. Non mi ero accorto che casa fosse dietro un canyon. Ah, ma guarda un po'. Beh, parcheggiamo il Ghast nel canyon. No, 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 signor Ghast. Il Ghast mi ha sentito. Il Ghast mi ha sentito. Aspetta, aspetta. 360 col Ghast. Non lo faccio più. Non lo faccio più, non lo faccio più, non lo faccio più. Raddrizzati. Raddrizzati, ne possiamo parlare. Ok, vado fuori. Aiuto, si è incazzato. Il Ghast si è incazzato. Buono, buono. Ok, diciamo che se ne sta andando. A posto, problema risolto più o meno. Ok, questo effettivamente è un veicolo volante e dovrebbe essere una figata di dimensioni bibliche. Il design è abbastanza futuristico, molto aperto, c'è spazio per ben 3 persone. Quando siete a terra, questi supporti permettono al veicolo di essere completamente stabile, ma si dovrebbero sollevare non appena spiccheremo il volo. Ok, non so come funzioni per inciso. Premiamo tasto a caso, scelgo te. Ok, abbiamo attivato i razzi. Ok, così possiamo sollevarci un attimino, piano piano, vediamo un pochino. Oh, si sono sollevati! E presumo che anche in prima persona dovrebbe essere... Oh, carino! Oh mio Dio, aspetta, siamo sopra il canyon. Oddio, oddio, aspetta un attimo, ho capito. Con 3 ci si abbassa e con 2 si alza. No, vabbè, no, no, non farlo, The Long Gamer, non farlo. Non è Guerre Stellari e questo non è quella specie di canyon lì della morte nera. Ah, ce la posso fare, ce la posso fare, portate pazienza, eh. Mi cacco. No, vabbè, io non posso farti cose, io mi implattano su qualunque cosa e qua ci sono anche dei rami. Ok, curiosamente ce la sto facendo. Aspetta, incredibile, incredibile, ce la sto facendo. Piano, oh madonna, devo stare attento. Dovunque sbatto potrei morirci malo malo. Va che figata, incredibile. Ok, prendiamo un po' di velocità e cerchiamo di risollevarci verso l'alto. Veloce, veloce che mi schianto malo. Ok, funziona tanto bene. Vediamo un po' anche dall'esterno. Dall'esterno c'è tipo, sembra tipo un vibratore gigantesco, eh. Ma vabbè, lasciamo stare. Non è male, si controlla tanto tanto bene. E c'è anche il clacson a culo, cosa vedi più della vita, eh? Pure io potrei riuscire a non implatanarlo, che è tutto un dire. Aspetta, ah, ok, ho parlato troppo presto. Non lo implatano, non lo implatano. Au, l'ho implatanato. Diciamo che ho preso una smusata, non la definirei proprio un'implatanata. Ok, proviamo ad acquisire un po' di velocità. E devo dire che in prima persona farà tutta un'altra... un'altra impressione. Ok, ok, piano, piano, perché sterza. Questo coso si controlla male. Ok, ok, piano, ce la faccio, aiuto. Ok, mi sto cacando un attimino tanto, eh. Purtroppo c'è tipo la derapata un attimino larga. Mi cacco. Non so come non ho preso quell'albero. Ok, aspetta, aspetta, passiamo anche questi indenni. Passiamo anche questi indenni. Vabbè, vabbè, ormai ho superato il mio hashtag in platinetto. Ho parlato troppo presto, decisamente. Parlato troppo presto. Guarda che roba, guarda che roba. No, vabbè, no, vabbè. Ok, ok, ho decisamente parlato troppo presto. Ah, aiuto, framerate che crolla, framerate che crolla. Youtuber che precipita. Si è sbicchiata la creazione. Ok, 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 piano, placati. Placati, esci da questo corpo, Satana. Ok, sono riuscito a rompere la creazione e a causare un lag della Madonna. Placati. Ok, si è rotta tanto la creazione. Aiuto, aiuto. Qualcuno mi aiuti. Non so cosa fare. Ok, no, no, io esco. Io esco, mi fa impressione. Sì, sono riuscito a far danni. Ho bastato un'implatanata e la creazione non la recuperiamo più. Decisamente non la recuperiamo più. Perché tutto quello che tocco si implatana e mi abbandona? Ma no, ma dai, ma si fermi. Ok, ammettiamo che fino a che non ho toccato l'albero funzionava bene. Lo posso recuperare, lo posso recuperare. Ok, a posto. Però funziona molto molto bene, eh. Non c'è che dire. Basta che non tocchi gli alberi a 8000 km orari e la creazione funziona tanto tanto bene. Ed è molto stabile, autostabilizzante. Come detto, perde un pochettino di... quando in fase di curvatura. Ma va bene, aspetta che in terza persona è più difficile. In terza persona è molto più difficile. No, beh, ho fatto di quei passaggi. Parto presto, parto presto. Beh, non toccare gli alberi, The Long Gamer. Non toccare gli alberi, fai finta di nulla. Se non ti muovi, la creazione non capirà che ti sei implatanato. Non male, non male proprio per niente. Ora vediamo se riesco ad atterrare senza far danni.
placati, atterriamo con molta calma e i supporti dovrebbero uscire da soli. Vabbè, atterraggio praticamente perfetto, voglio dire. Ok, a parte quella piccola situazione in cui c'è stata la possessione demoniaca, devo dire che si è comportata molto bene. C'è ancora un po' di possessione, perché mi allontano. Allora, nel garage del tizio c'era questo SUV, non 4x4 perché è da poveracci, questo è 6x6 della serie meglio abbondare. E se ho capito bene è dotato anche di un sistema anti-ribaltamento. 100 euro che io riuscirò a rovinarlo, una cosa incredibile. Allora, vediamo di entrare. Buon salve, ok. Allora, così gestiamo le luci. E qua puoi aprire il vano del motore. Qua il tettuccio, ok. Ma non ho proprio l'impressione che potrebbe arrivare la pioggia oggi su Scrammeccanic, quindi meglio non rischiare. Ok, vediamo un pochettino. Allora, sto veicolo dicono che dovrebbe scalare praticamente qualsiasi superficie. Specchio, ovviamente i controlli sono un po' difficili perché c'ha 6 ruote motrici. Quindi non vi dico i po'. Ma guarda un po', c'era il canyon qua. Ma porca di quella iperporca, c'era proprio il canyon qua. Me ne ero dimenticato. Ecco cane, ma perché? Cioè solo io riesco a fare ste gaff della madonna. Vabbè, ci recuperiamo, non ci sono problemi. Siamo praticamente all'uscita del canyon. Ma porca di quelli per porca, pure io. Fortuna che c'è un quantitativo di illuminazione della madonna. Quindi anche se il canyon è poco illuminato, non ci sono eccessivi problemi. E ok, è uscito tranquillo e pacifico dal canyon. Quindi vediamo di testarlo in un'ambientazione un attimino più ricca di salti e cunette. Ok, ce la possiamo fare, ce la dovremmo poter fare. Dobbiamo stare solo attenti a non fare di quelle curve eccessive. Placati Satana. Perfetto. Buono, quindi sul terreno molto incerto si comporta bene. Ok, credo bene con tutto quel che sarà costato. Oh mio Dio, piano, madonna, sto per capottare. Aspetta, proviamo a scalarci sta collinetta di sabbia qui. Oh, guardalo, no, perché lo implatano. Aiuto, oh mio Dio, ok, non l'ho neanche rigato e non l'ho neanche capottato. Oh, sto veramente migliorando, Guarda quanto è veloce, peraltro, è velocerrimo. Ogni volta che giro la telecamera ci deve essere qualcosa su cui mi schianto, una cosa incredibile. Aspetta, vediamo se supero la cunetta, Cos'è stato? Non penso che si dovesse superare così la cunetta. Allora, aspetta che testo il sistema antiribaltamento. Vediamo un po'. Deluso, delusissimo, si sarebbe dovuto rigirare. Il sistema antiribaltamento mi ha tradito malamente. Che poi volete scherzare, sti veicoli ovviamente io li testo prima. Scrap Meccanica è una serie che mi richiede tanto tempo, perché passo 2-3 ore per conto mio a testare la maggior parte delle creazioni. È il bello che funzionava mentre l'ho testato, ma porco cane, ovviamente quando registro poi si rovina tutto e non funziona più un cavolo di niente. Ti odio, Scrap Meccanic. Comunque devo dire che già di suo ha un sistema anticappottamento, perché la maggior parte dei veicoli, dopo tutto quello che gli ho fatto, si sarebbero già cappottati 70 volte. Questo è abbastanza stabile. Oh, una cosa incredibile, c'è davvero tipo una specie di giroscopio interno. Sono finito in un punticino abbastanza difficile, in effetti, Non so se anche questo dovrebbe... no, non ce la può fare, non ce la può fare. Arriva un momento nella vita di una persona in cui devi decidere se abbandonare il veicolo e salvarti la vita oppure no. Ed è ancora... Oh, guarda che roba, chi è? Spider-Man sto cavolo di veicolo, una roba incredibile. No, vabbè, non penso che ce la faccia a ritirarsi su. E infatti la mia scommessa era corretta. Ahau, ok. Si era drizzato. Vedi che il sistema antiribaltamento funziona. Cioè, come al solito prima quando lo testo non mi fallisce miseramente. Ehi, che succede? Il sistema antiribaltamento è posseduto dal demonio, non sto toccando niente. Ho le mani lontane dalla tastiera, vi giuro. Ok, qui c'è decisamente qualcosa che non va. Placati Satana. Non sto toccando niente, vi giuro. Ho le mani letteralmente sollevate. Ok, c'è sempre un po' di Satana in ognuno dei miei episodi di Scrap Meccanica e altri giochi. Vabbè, io esco. Ciccio, ti prego, placati un secondo. Ok, aspetta, forse si è placato. No, lo prendo come un no. Decisamente non si è placato. Forse non era sistema anti-ribaltamento, ma era un sistema che favoriva il ribaltamento. Non lo so. Ah, guarda, c'è l'auto che tenta di ammazzarmi, chiaramente. Guarda che roba. Oh, cos'è? Sta succedendo cose brutte in quel veicolo. Ah, mi sa che ho capito, Questo è il fantasma del precedente proprietario, quello che ho trucidato a martellate sulle gengive, che si sta vendicando tantissimo. Ok. Visto? Ora che ho messo in diretta mondiale il suo omicidio, lo spirito si è placato. Perfetto, passiamo alla prossima creazione. Questa auto però vado a bruciarla molto in fretta, Allora, questa è una creazione simile ad un altro lanciamissili che avevamo visto in passato. Però questa è fatta molto molto meglio. Guarda, ci hanno messo direttamente pure lo schermino un attimino opacizzato. Allora, attiviamola intanto. Perfetto.
Allora, qui ci sono ovviamente i classici proiettili che noi possiamo sparare. Adesso ho trovato una zona ad cazzum e possiamo addirittura gestirne l'inclinazione e via dicendo. Infatti, come potete vedere, potete girare l'intera struttura per decidere dove sparare. Quando l'indicatore è verde, l'arma è pronta a far fuoco. Adesso devo solo io sbloccare un attimino i colpi e vediamo un attimino se... Ok, perfetto, dicevo, vediamo un attimino se riusciamo a farla funzionare. Buongiorno. Allora, devo disattivare questi blocchi di emergenza qui, perfetto. E questo dovrebbe rientrare in modo tale da contenere tutti i colpi all'interno, perfetto. Qua sotto ovviamente vi hanno messo una carica aggiuntiva che potete usare col welder di Scrap Mechanic, in modo tale da continuare a sparare. Buono, ora salvo intoppi, premiamo il pulsante 1 e dovremmo cominciare a sparare. Vediamo un po'. Wow, c'è pure il mitragliatore. Ah, va che roba, funziona veramente. Guarda che distanza, peraltro! Oh mio Dio, è vero che la potete anche girare a un certo punto, quando è di nuovo ferma, e potete ridirigere i colpi. Ovviamente noi non vi permette di girarla mentre state sparando per evitare che si sminchi la cazzone. Però funziona bene! Mi è piaciuto soprattutto il fatto che ci hanno messo il cannoncino lì davanti. Fighissimo! Ma che figata! Vabbè, ma è fatto benissimo! Dai, carinissimo, gli hanno fatto pure il coso dei pistoni in modo tale da dargli l'effetto del colpo e via dicendo. Bello, carino, questa è una canzone fatta veramente bene. Peraltro, i colpi sono arrivati a distanza incredibile. No, davvero, da quando hanno aggiunto i pistoni su Scrap Mechanic è tutto molto più figo. E per ricaricare ovviamente dovete spegnere il sistema in modo tale che vi riapra la camera di carico. Poi staccate ovviamente il blocco viola e con il classico welder lo ricollegate correttamente sul punto giusto. Basterà ovviamente che aggrappiate il lato del caricatore, puntate correttamente, ecco qua, e quando diventa bianco mollate ed avete ricaricato correttamente l'arma. Ora potete tranquillamente andare sopra, cavare ancora una volta i blocchi di emergenza, ottimo, bloccarli al loro interno in modo tale che non si muovano, ok, e la vostra arma è di nuovo pronta per far fuoco. Vediamo veramente se riusciamo a fare un colpo magistrale potente, ok, parti, vai, vediamo un po', guarda che roba! Distantissimi, una roba incredibile. Cadranno praticamente quasi tutti su... Guarda dove revirivano. È una distanza della madonna. Non ho mai visto una roba del genere su Scrap Mechanic. Guarda, ci sono anche tutti gli altri che abbiamo sparato prima. E contate che sono di metallo, che vuol dire che pesano parecchio. Quindi sono arrivati qui e l'arma è laggiù. Figo, bella. Ne possiamo prendere un paio di queste per casa, che sono sempre utili. E un consiglio personale ovviamente: quando avete queste creazioni, bloccatele sempre a terra, se no succede un coso brutte brutte. Buono, dovremmo avere anche un carro armato se non sbaglio. Dove l'ho messo? Ok, vi prendo un piccolo ritrovato bellico direttamente realizzato dalla grandiosa Repubblica di San Marino. Non è vero mai, ma lasciamo stare. Allora, questo è un carro armato che effettivamente spara per davvero. Anche lui usa un sistema di pistoni, praticamente dovremmo caricare il colpo all'interno. Aspettate, vi faccio vedere. E qua ovviamente ci sono diverse postazioni. Allora, questa qui la potete aprire e vi permetterà ogni volta di caricare un nuovo colpo al suo interno. Poi c'è ovviamente la postazione di guida, che dovrebbe essere questa, credo. Sì, ok, sei perfetta. Ok, perfetto, aspettate che è tipo iperpesante come veicolo. Per dirvi, per girare vi hanno dato direttamente i razzi, tanto è pesante sto coso. Però riesce a raggiungere delle velocità di tutto rispetto quando lo lanciate su un rettilineo. Va che roba, se vi vedono arrivare in ufficio o a scuola con un veicolo del genere, sta sicuro che non ti rompono la ciolla quella mattina. Ci sono ovviamente i classici fari, con questo si chiude. Quindi resta avere tutto pronto all'uso. E sono riuscito a capottare un gigantesco carro armato. Perché no? Meglio abbondare. Della serie facciamo finta che non sia accaduto, ok? Se non riesco a capottare o impattanare un oggetto, non sono io. Cioè, credetemi, se ci provate voi non ci riuscite. È un'arte solo del DeLonghiMer moderno. Ok. Placati. Ok. Ok, io direi che possiamo tranquillamente rimanere in questa zona per testare il nostro carro armato. Ok, perfetto. Allora, questa invece è la postazione del cannoniere. Ma prima dobbiamo andare a caricare il colpo. Allora, apriamo direttamente di qua. Ci sarà un po' di erbetta che compenetra, purtroppo c'è poco da fare. Qui è dove dovrete caricare ogni volta il colpo. Semplicemente basta rimuovere il blocco e così farete in modo che lui rimanga bello fermino. Ora potete teletrasportarvi dall'altra parte ed è da di qui che effettivamente sparerete il vostro colpo. Vediamo un po'. Direi di fare fuoco. Uy! Cacchio, spara tanto distante. Guarda dove è arrivato. Direi che spara forse più distante della creazione di prima. Ovviamente ripremette lo stesso pulsante per riportare indietro il sistema di pistoni. Il vantaggio è che lo sviluppatore è stato così gentile che ci ha lasciato qualche blocco direttamente qui. Quindi come al solito con il welder lo aggrappate.
Lo agganciamo perfettamente al punticino. Come potete notare c'è un cubo più chiaro. Ecco qua. Gli caviamo il blocco in più, perfetto. E possiamo teletrasportarci di qui. E salvo che io abbia fatto minchiate, dovremmo poter sparare colpo. Quila! Bello, bello distante, perfetto. Quindi potete continuare in questo modo a sparare colpi come non ci fosse un domani, che è cosa buona e giusta. Buono, e questo me lo posso portare a casa, così che la prossima volta che devo rubare casa a qualcuno, sono sicuro che invece che arrivargli lì col martello, posso usare il carro armato e cederà l'abitazione senza opporre resistenza. Sono abbastanza sicuro. Ehi là! Per un secondo credo di capotarlo di nuovo. Dovremmo avere ancora una creazione, mi pare. Ok, voglio essere onesto con voi, la canzone che sto per farvi vedere è strana. Non so perché qualcuno l'abbia creata, ma era talmente fuori di testa che ho voluto farvela vedere. Vi presento Duck City. A quanto pare qualcuno ha fatto una gigantesca città in miniatura con le paperelle. Adesso vi faccio vedere. Allora, qui ci sono praticamente i veicoli che stanno arrivando in città. Qui c'è direttamente l'ospedale con l'elicottero e tutto. Non chiedetemi chi si è inventato una cosa del genere. Ci sono addirittura strutture, questo è il parcheggio dell'ospedale, là ci sono le paperelle. Aspettate, aspettate che non è finito. Qui c'è addirittura il camion dei pompieri, non scherzate, il camion dei pompieri che sta spegnendo un incendio. E come potete notare ci sono paperelle letteralmente dovunque, dovunque. Hanno creato addirittura dei piccoli grattacieli e dei grandi grattacieli. Ci sono letteralmente veicoli volanti dovunque, ovviamente non volano per davvero perché sono statici. Guarda che roba non si sono inventati. Incredibile, con alberi e tutto. Hanno addirittura fatto tipo il parchetto. Qua cos'è? Una stazione di rifornimento o tipo un McDonald's con le ciambelle. E una ciambella con la paperella al centro. Oh mio Dio, hanno fatto tipo supermercato qua. Sì sì, guarda, hanno creato edifici di ogni tipologia e forma dovunque. Questo onestamente non so cosa sia. Ed è gigantesca. È una struttura veramente abnorme. Là mi pare ci sia un parco giochi. Qua c'è il ponte, che se ho capito bene addirittura si solleva. Aspetta, sì, si chiude il coso e si solleva in modo tale che possano passare le barchette con ovviamente sopra le paperelle. La città delle paperelle, dimite. Là ci sono degli aerei che stanno partendo. Sì, perché c'è anche l'aeroporto delle paperelle. Guarda che roba, con addirittura gli hangar, le paperelle che stanno per salire a bordo. Chi è che ha così tanto tempo? No davvero. Qua c'è un boschettino esterno e qua c'è il resto della zona industriale con tanto di giganteschi grattacieli. Quello non so cosa sia, onestamente. Ignoro alcune delle creazioni. Qua c'è anche altre piattaforme di atterraggio. Qua hanno fatto addirittura la zona rurale. E quella è una cassaforte, dopo ci andiamo. E qui hanno fatto, mi pare, un parco giochi. Sì, guarda che roba! Il parco giochi con le giostrine! Non ci credo mai, perché c'è un pulsante qua. Cos'è sta roba? Non so cosa sia. Non so cosa sia, meglio spegnere che mi mette ansia. Ma dimmi, te con tutte le paperelle qua in attesa. Qua c'è la zona industriale con tutti i silo. Addirittura cosa sono tipo il coso per far partire i treni, credo che sia, non ho capito nemmeno io. E qua c'è una cassaforte, una gigantesca cassaforte. Aspetta, te la apro io. Oh, l'ho aperta veramente, incredibile. Cosa c'è dentro? Non lo sapremo mai. Una gigantesca cassaforte sepolta in mezzo al deserto. Ma dimmi te, chi è che si inventa una cosa del genere? La città delle paperelle. Che ribadisco, il livello di dettaglio è qualcosa di incredibile, eh. Oh, mi sa che sta arrivando brutto tempo. Meglio che torno indietro, eh. Ah, ok. La pioggia è passata, ma a quanto pare ha piovuto un po' più del previsto. Un po' tanto di più. Oh, per fortuna che io sono a bordo del mio yacht, eh. Anche questo ovviamente è rubato, ma lasciamo stare, piccoli dettagli. Porca di quella porca, a saperlo potevo improvvisarlo tipo Arca di Noè, ok? Che qua da queste parti ci sono solo paperelle, eh? E le papere della città di prima mi sa che sono morte tutte affogate. Ma guarda te, tutto allagato, la tristitudine che mi coglie. Voglio essere onesto, l'unico motivo per cui ho rubato questo yacht, e scusate il lag, ma purtroppo è una creazione gigantesca, è perché c'era la pizza. Quando ho visto che c'era la pizza ho detto, ok, lo yacht è mio, porca di quella porca. Ho percosso ovviamente il tizio di turno col martello e via, insomma è andato più o meno così. Peraltro c'è anche tipo il motoscafo di emergenza, che è fatto veramente bene. Va che spettacolo di motoscafo. Dotato ovviamente di luci, questo è perfetto anche per gli scafisti, va che spettacolo. Qua puoi anche tirare su e giù il motore, una roba incredibile. Guarda, guarda, gira perfino l'elichetta. Fatto veramente da Dio, è fatto veramente da Dio, guarda. Mentre invece qua dietro c'è tutta la zona per gli ospiti. Non che io aspetti ospiti, e tendenzialmente credo che siano tipo morti tutti durante l'allagamento. Ma vabbè, dettagli, mi ho dato un'apparecchiata intanto. C'è anche una piccola palestra, piccola per modo di dire, qui ci sono tipo 822 kg. Io mi ho appena riuscito a sollevare un pallone da basket. E qui invece c'è la cabina del capitano. Va che spettacolo. Tutta per me. Qua letteralmente comando io, c'è pure il clacson.
Ok, non c'è nessuno che lo setta a parte me, ma vabbè, dettagli. Allora, dove portiamo il piccolino quest'oggi? Vediamo un po', dovrebbe funzionare, vediamo se si muove. Ok, per muoversi si muove. C'è il mare un attimino agitato, come potete notare, ma non ci sono problemi, sto ciccio va letteralmente dovunque. Ehi, placati, piano. Ok, dai, io dovrò trovare un nuovo posto in cui rubare una casa ed un porticciolo, a quanto pare, ma non ci dovrebbero essere troppi problemi. Quindi, io direi che anche per questo episodio di Scrap Mechanic è tutto. Lasciate un bel mi piace per continuare la serie. Candidati di aiutare il canale a crescere. E noi ci vedremo appena passa sta cavolo di alluvione. Ciao ciao! E porco cane, mi si è bloccata la barca sulle secche. Ma parca di quelli per porca. E adesso io come la cavo? Mi sembrava togliere le cose implatanate e non le barche in secca. Ah, che giornataccia, ragazzi.